Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi parliamo di Jair, l'Electric Mama. Iniziamo! So che Jair è uscita già da un po' e io di solito vi porto i contenuti appena escono, specialmente se si tratta di Warframe, ma ammetto che questo Warframe mi ha fatto davvero penare. Non tanto per il drop, sì, all'inizio c'è stato un po' di problemi con i drop di questo personaggio, ma soprattutto per riuscire a giocarlo e sfruttarlo appieno. Ho dovuto fare tante prove, tanti studi, tante ricerche su YouTube, su Reddit, tante chiacchiere con altri amici che giocano e alla fine penso di aver trovato la giusta strada per riuscire a giocarla e sfruttarla anche a livelli un po' più alti di gioco della normale Star Char. Ma prima di iniziare, come sempre, i consigli per gli acquisti: se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi sul Discord e ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Come otteniamo Jair? Il nostro Warframe Sufi è direttamente correlata alla storia della Zariman. Tra l'altro, se andate con Jair a parlare con Quinn per la prima volta, sbloccherete una linea di dialogo molto particolare. Se non ci avete fatto caso, vi consiglio di farlo. Comunque, quindi, tutti i suoi componenti possiamo ottenerli dalle taglie con la Zariman. Le neurotiche le troviamo nelle taglie 50-55 con il 12% di possibilità. Lo chassis nelle taglie 70-75 con il 10% di possibilità, i sistemi nelle 90-95 con il 12% di possibilità e lo schema nelle taglie 110-115 con il 12,5% di possibilità. Una volta ottenuti i componenti, però, il vero problema è costruirla. Purtroppo non è un Warframe a buon mercato. Le vere risorse complesse sono quelle nuove. Serviranno 1100 di plasma trucks, 12 lanterne entrati e ben 40 Void Plume Calamo, ovviamente doppie se volete metterla anche nell'Helmint. Ma possiamo anche acquistare Jair nel market di Warframe: 365 platinum per avere Jair con slot inventario e catalizzatore, 575 platinum per Jair con inventario e catalizzatore, elmo alternativo molto molto bello, non vedo l'ora che lo mettano nelle Nightwave perché dà veramente un look molto migliore a Jair, la Siandana, l'Alternox, la sua arma signature, e una decorazione per la casa con la sfera rotante. Oppure, 36,99€ per il pacchetto Angeli della Zariman, che contiene 500 Platinum, Jair, il suo elmo alternativo, la decorazione, la Siandana, l'Alternox, la skin di Sarin Voidshell, la skin di Volt Voidshell, la skin di Rhino Voidshell, 18 di queste materiali Voidshell, la Sekara Vasero, la falce pesante Espar, la mod di stile correlata alla falce, il glifo della Zariman, il sigillo della Zariman, un booster di risorse di 7 giorni, un booster di probabilità di risorse per 7 giorni. Assolutamente un buon investimento, secondo me. Arriviamo a parlare delle abilità, ma prima di partire con le abilità, un piccolo ripassino sul proc elettrico, giusto per essere certi che tutti ci ricordiamo come funziona. Già, l'elettrico non è un meta, quindi probabilmente non tutti se lo ricordano. L'elettrico è uno dei 4 effetti elementari primari, ottimo contro le macchine e i robot in generale, pessimo contro praticamente tutto ciò che ha un'armatura. Il suo effetto innato è il Tesla Chain. I nemici colpiti sono storditi e rilasciano una scarica elettrica contro altri nemici entro 3 metri ogni 6 secondi. Detto questo, torniamo sulle abilità. La passiva di Jair è molto interessante, visto che si tratta di un Warframe tutto puntato sull'elettricità. Per tutti quelli che apprezzano i numerini colorati, le abilità di Jair guadagnano un 10% di probabilità di critico per ogni proc elettrico attivo sul nemico, raddoppiando il danno critico. Il massimale, 300% di probabilità e 4 per di danno. Uniconeo, non possiamo influenzare queste statistiche con nulla se non con i proc e, inoltre, le abilità degli elmi non beneficiano di questo bonus. Prima abilità, Arc Sphere. Jair lancia fino a 3 sfere rotanti che infliggono danno elettrico all'impatto contro qualsiasi superficie o al doppio tap dell'abilità e che elettrificheranno periodicamente i nemici nel raggio d'azione. Più nemici colpisci col danno iniziale, più danno farà l'abilità. Influenzabile da potenza per il danno del lancio e per il danno delle scosse,
portata per il raggio d'azione della sfera e durata per il tempo in cui gli Arcsphere saranno attivi. Le statistiche che non possiamo influenzare sono il numero delle sfere. Ce ne sono sempre e solo 3 attive sul campo. Lanciando la quarta andremo a cancellare la prima. Il numero di proc per colpo, sia per la prima esplosione sia per le scariche successive, il numero di proc non può essere aumentato con le mod. Il moltiplicatore del danno. Se lanciamo la sfera e ci sono almeno 3 nemici nel raggio dell'esplosione, raddoppiamo il danno inflitto. Questa abilità va chiaramente in sinergia con la passiva e, con la giusta portata, offre un ottimo CC, specialmente se riusciamo a costringere i nemici in spazi angusti. Quando dico qualunque superficie, intendo proprio qualunque, quindi occhio anche ai pet e ai compagni di squadra, perché l'Arcsphere rischia di scoppiarvi in faccia. Vista l'animazione e il visual dell'animazione, consiglio di calare un po' l'intensità degli effetti in gioco se volete capirci qualche cosa mentre state giocando. Seconda abilità, Coil Horizon. Gyre lancia un'altra sfera che si muoverà in modo, particolare, e anche in questo caso esploderà o dopo 2 secondi o ricastando l'abilità. Il contatto con la sfera abbatterà i nemici e infliggerà danno elettrico. A fine corsa il Coil Horizon imploderà, attirando i nemici al suo centro, infliggendo danno elettrico e ragdollandoli. È influenzabile dalla potenza per il danno dell'impatto e il danno dell'implosione, e dalla portata per il raggio dell'implosione. Le statistiche che non possiamo influenzare sono il numero di proc per colpo, esattamente come prima, i 2 secondi di durata della sfera. Possiamo solo farla esplodere prima ripremendo il tasto di attivazione dell'abilità, da PC semplicemente il tasto numero 2. La durata dell'implosione, anche in questo caso 2 secondi, ma se siamo bravi ad usare le abilità in sinergia, penso siano più che sufficienti. Dopo l'abilità CC, ecco l'abilità che focalizza i nemici in un solo punto. Decisamente non male, contando che è anche l'abilità che possiamo dare al sistema Helminth. Se calibriamo bene le Arcsphere e il Coil, riusciamo a fare letteralmente detonare i nemici in pochi secondi. Ovviamente, altra sinergia con la passiva. Unica pecca, la meccanica della sfera. Si comporta esattamente come le fluff dei Dog Days, quindi non è proprio facile da direzionare. Personalmente preferisco farla detonare manualmente. Cathode Grace, con un'animazione davvero stupenda, Gyre converte alcuni dei Gyral Block che le ruotano attorno in un potenziamento che aumenta le probabilità di critico e la rigenerazione dell'energia. Ogni nemico ucciso dalle abilità, dalle armi o da qualunque altra fonte, ma colpito dai proc elettrici di Gyre, va ad aumentare la durata delle abilità. Se non ci riusciamo, al termine dell'abilità si attiverà un cooldown per l'utilizzo. È influenzabile da potenza per la quantità di probabilità di critico e l'energia che recuperiamo al secondo. Durata per la durata iniziale e per il tempo che aggiungiamo con le kill. Le statistiche che non possiamo influenzare sono il cooldown, sempre di 60 secondi. Purtroppo sono parecchi, ma se manteniamo un buon ratio di uccisioni all'inizio dovremmo riuscire a non vederlo mai. E il massimale della durata, anche in questo caso 60 secondi. La buona notizia è che questa abilità ricarica energia anche se infondiamo abilità Energy Drain. La cattiva è che non è così efficiente come sembra sulla carta. Ho fatto un po' di prove e infondendo Gloom, che tra l'altro è un'ottima idea, arriva a rallentare un po' il Drain, ma con una build tutta potenza, che non funziona per il resto delle abilità, è comunque troppo poco. In compenso, questa abilità ci lascia margine di manovra nell'abbassare l'efficienza, anche se non siamo al 100%, va bene lo stesso, e udite udite, in alcuni casi possiamo anche non usare la Zenuric. Se volete ve lo ripeto, ma tanto già ve l'aspettate, anche questa va in perfetta sinergia con la passiva. Inoltre va in sinergia con qualunque altra cosa. Visto che per aumentare la durata basta anche un assist con l'applicazione di un effetto, direi che funzioni bene con ogni cosa faccia danni in Warframe, MOA inclusi. Rotorswell. Ok, questo è piuttosto imbarazzante. Gyre alza la gonna e i nemici ne restano scioccati. Direi che sia abbastanza accurato. Se pensate che abbia sbagliato nella dicitura e nella descrizione, scrivetelo nei commenti, ma secondo me questo è quello che succede davvero. Evitando le stupidate, Gyre si sovraccarica e genera un campo elettrico che infligge danno elettrico ai nemici vicini. Quando infligge un danno critico, scarica un ampio colpo elettrico che colpisce i nemici vicini e genera archi elettrici. È influenzabile dalla potenza per il danno al secondo e per la scarica da critico, per portata per il raggio delle scosse in entrambe le modalità e per durata per il tempo in cui l'abilità sarà attiva.
Tra le statistiche che non possiamo modificare invece abbiamo il bonus del movimento. Sì, attivare l'abilità aumenta del 44% la velocità di movimento per 22 secondi. Niente di eclatante, ma è un bonus, quindi è qualcosa di positivo. Anche in questo caso il numero dei proc per colpo. Il numero dei nemici colpiti dagli archi voltaici, col critico carichiamo un arco che colpisce un nemico e i 5 nemici in portata. Non uno di più, non uno di meno. E infine il cooldown. Dopo aver colpito con l'arco voltaico creato col critico, il Rotorswell va in cooldown per un secondo prima di poter effettuare nuovamente una scarica. Qualche piccola nota in più. Il fatto che ci sia un cooldown non vi spaventi troppo. Non vuol dire che il fulmine sia uno solo al secondo. Se abbiamo fortuna, i fulmi che partono possono essere fino a due. In questo caso, la sinergia tra la passiva e Rotorswell è particolarmente efficace. Attiviamo Rotorswell, procchiamo elettrico, aumentiamo il critico, colpiamo i nemici, facciamo nuovamente elettrico e aumentiamo nuovamente la passiva. Infine, visto il tipo di abilità, armi veloce con molto critico sono assolutamente consigliate. Un secondo è parecchio, ma in fin dei conti, se facciamo più di un critico al secondo, possiamo aggirare questo problema. Ultima chicca, il Rotorswell distrugge le casse. Quindi l'idea di una build efficienza durata e portata per ripulire la Zariman, beh, non è assolutamente da scartare. Parliamo della build. Viste le statistiche e l'abilità, la scelta migliore, a mio parere, è puntare sulla portata senza sacrificare troppo la potenza. L'efficienza può essere un po' più bassina se non usiamo abilità helmet tipo Gloom, tanto ci pensa Cathod Grace a farci recuperare la nostra energia. Come detto prima, possiamo anche osare e non usare né la Zenuric né l'Arcane Energize. Per quanto riguarda l'aura, l'aura è naturalmente polarizzata con un meno, quindi ovviamente, primo consiglio, più semplice di tutti, Corrosive Projection. Funziona sempre, riduce l'armatura dei nemici, tra l'altro abbiamo danno elettrico come base, quindi un po' meno armatura sicuramente è un vantaggio, anche se non facciamo tantissimo danno in ogni caso contro nemici con armatura. Anche se personalmente il mio consiglio è di mettere una forma aura, innanzitutto per poter giocare un po' di più con le vostre build, e protendere per Brief Respite. Brief Respite, all'attivazione di un'abilità, converte in scudi il 150% di energia consumata mentre non hai sovrascudi. Questa è ottima, in linea generale, per praticamente ogni Warframe che casti, perché ci permette di sfruttare la dinamica dello Shield Gating. Il vero problema di Jire è che gli scudi sono troppo pochi per una build scudi, e invece sono troppi anche con la chiave di drago per poter sfruttare bene lo shield gating. Quindi se scegliete questa strada, ovvero Brief Respite, assicuratevi anche di avere magari un epitaph, un nucor, insomma un'arma secondaria, anche la primaria ovviamente, adatta a applicare degli effetti, che abbia l'intero set augur, così da buffare ancora di più questa abilità e quindi avere molti più scudi e riuscire a sfruttare al 100% lo shield gating. Per quanto riguarda l'Exilus, abbiamo a disposizione ovviamente Prime Surefooted, è un must have, ormai io non riesco più a farne a meno, è veramente comodo non essere ribaltati dai nemici. Visto che è un drop della ricompensa giornaliera ed è piuttosto altino, potrebbe non essere alla portata di tutti. In questo caso anche Handspring fa il suo sporco lavoro, sicuramente non è efficace come un Primed Surefooted, ma in ogni caso Handspring funziona abbastanza bene fin tanto che non riuscite a raggiungere questa ricompensa giornaliera. Se poi non vogliamo usare Primed Surefooted, beh, una soluzione valida sono sempre i Drift. Cunning Drift per la portata, abbiamo detto che portata è un ottimo valore per questo Warframe, quindi perché no? Oppure Power Drift per aumentare la potenza, addirittura anche il nostro Speed Drift torna comodo. Il casting delle abilità di Jire è piuttosto lento, quindi migliorare la velocità di attivazione dell'abilità è sicuramente un vantaggio. Andiamo a mettere i nostri must have, le solite build che non possono mancare all'interno di Warframe, ovvero Primed Flow, Primed Continuity. Perché? Primed Flow ovviamente per aumentare il pool di energia. Comunque di base Jire è un caster. Un caster ha bisogno di tanta energia, quindi Flow o addirittura Primed se ce l'avete è un'ottima scelta. E Primed Continuity o Continuity base se non ce l'avete è un'ottima scelta anche questa. Perché? Perché questo Warframe ha delle abilità che naturalmente hanno un vantaggio ad avere un po' più di durata. E avere il 55% di durata in più, beh, è certamente un vantaggio. Mod difensive,
In questo caso abbiamo come al solito le nostre strade. La prima strada, la più semplice, un bel Vitality. Questo non sbaglia mai, soprattutto a livelli un po' più bassi. Magari Umbral Vitality, contando che sì, metteremo ovviamente Umbral Intensify, quindi vanno a buffarsi, può essere una buona soluzione. A livelli però un po' più alti, il mio consiglio è di usare Rolling Guard. Rolling Guard è sempre un'ottima mod difensiva, perché a livelli molto alti fondamentalmente resistiamo a due colpi. Anche con mod di vita resistiamo a due colpi. Il primo colpo che cancella completamente il nostro scudo, parte lo shield gating. Il secondo colpo che cancella completamente la nostra vita. Rolling Guard ci fa guadagnare un po' di tempo e soprattutto ci toglie tutti quanti gli effetti, che non è mai uno svantaggio. A questo punto iniziamo a pompare le statistiche. Prima di tutto portata, quindi stretch, naturalmente. Non possiamo fare a meno di questa mod. Personalmente, nonostante sembri una scelta piuttosto azzardata, mi piace Overextended. Più portata su un danno elettrico e su questa scalabilità di danno è sicuramente un vantaggio. E anche abbassare la potenza, che comunque andremo a ribilanciare con mod da potenza, è una buona scelta. Personalmente mi ci sono trovato comodo. Naturalmente è una scelta personale, potete non usare Overextended. Dicevo, potenza abilità. Potenza, abilità, ovviamente un bel Umbral Intensify. È la mod neutra che dà più potenza in assoluto, quindi è un'ottima scelta. E poi abbiamo due strade. La prima è Blind Rage. Blind Rage è ovviamente un'ottima mod, aumenta del 99% la potenza, ma cala drasticamente la nostra efficienza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'abilità helmet che gli mettiamo è un Gloom, è una pessima scelta, non riusciremo a sostenere. E quindi Transient Fortitude. Potete optare per questa scuola, abbiamo un po' meno potenza potere, ma non andiamo a intaccare la nostra efficienza, quindi può essere una buona scuola. In questa build non ho usato Gloom, quindi possiamo lasciare serenamente Blind Rage. A questo punto abbiamo il nostro classico slot opzionale, in cui possiamo mettere fondamentalmente quello che ci torna più comodo. Prima scelta, Natural Talent. Natural Talent, come dicevo, le abilità di Jair sono piuttosto lente nel casting, quindi mettere un Natural Talent può essere una buona scuola. Perché? Perché velocizzare il casting delle abilità vuol dire stare meno tempo immobili, visto che non abbiamo invulnerabilità come ad esempio con Garuda, e quindi vuol dire non morire. Può essere una buona scuola. Altra buona scuola, tantissime mod del set Augur. In primo luogo per la sua passiva, 80% di energia spesa in abilità convertite in scudi. Sì, è un ottimo vantaggio mettere il set Augur. E inoltre possiamo pompare comunque le statistiche che già abbiamo a disposizione, quindi più durata in una build come quella che state vedendo, riusciremo a aumentare quel 155%, non è niente male. Più portata su Jair, come ho continuato a ripetere sin dall'inizio, è assolutamente un vantaggio. Oppure addirittura un Augur Secret e aumentare ancora un po' di più la potenza e quindi riuscire a mettere con ancora più serenità Overextended. Ultima scelta, personalmente non troppo consigliata, ma comunque è una scelta che possiamo utilizzare, Streamline. Andiamo a aumentare un po' l'efficienza. Se mettiamo Blind Rage in particolar modo può essere una scelta utile, anche se in tutta onestà non mi sono mai ritrovato senza energia, quindi Streamline non la vedo così indispensabile, ma naturalmente potete fare come meglio credete e anzi testate queste build e trovate quella che si adatta di più al vostro stile. Per quanto riguarda gli slot degli Arcane, abbiamo varie scuole. Arcane Energize non saprei. Sicuramente aiuta, sia chiaro, è un caster e avere tanta energia è sempre un vantaggio, specialmente, lo ripeto ancora una volta, con build con Gloom, perché avere questo buff sull'energia con Gloom è fondamentale. Nelle altre build non credo sia così prioritario. Possiamo anche evitarlo volendo. Possiamo andare a mettere un Arcane Avenger. Purtroppo ci ritroveremo spesso e volentieri senza i nostri scudi e potremo non essere così veloci. Quindi Arcane Avenger va a aumentare le probabilità di critico. Quindi va a buffare la nostra quarta abilità, quindi va a buffare la nostra passiva. Insomma, una concatenazione che sicuramente potrà essere un vantaggio. Il punto è sperare di non arrivare a farci colpire la vita, perché colpendoci la vita è altissima la probabilità che siamo già morti. Altre opzioni che possiamo vagliare. Mod di supporto con le armi corpo a corpo, con le armi primarie, specialmente quelle che, indovina, buffano il critico.
Arcane Fury, dopo un colpo critico, 60% di probabilità di 180% di danno corpo a corpo con le armi corpo a corpo. Assolutamente un vantaggio, punteremo ad avere armi con critico. Acceleration, dopo un colpo critico, 30% di probabilità del 90% di cadenza di tiro alle armi primarie, esclusi fucili a pompa. Insomma, abbiamo tante opzioni. Dopo un colpo critico, 90% di 120% di cadenza di tiro con le pistole. Insomma, qualunque mod di tipo Arcane che vada a sfruttare il critico è sicuramente una buona scelta. Ultima delle difese, come sempre, Arcane Eruption. Raccogliamo una sfera di energia, atterriamo i nemici. Ottima con una build, qualunque essa sia, perfetta con Gloom, perché a cadere ci metteranno davvero un bel po'. Quindi sì, un buon crowd control, anche se forse questo Warframe non ne ha troppo bisogno. Altra build che vi voglio presentare, la build da Cash Crawler. Beh, molto più semplice, molto più ovvia della build precedente. L'unica abilità che andremo a utilizzare, fondamentalmente, è Rotorswell. Rotorswell che, con tanta portata, riuscirà a distruggere tutte le casse che ci circondano. Ovviamente nell'Aura Loot Detector è già un meno, è un'ottima scelta. Inoltre ci mostra le risorse nella minimappa e va a buffare Animal Instinct o Primed Animal Instinct del nostro pet. Dopodiché tutta la portata che possiamo mettere: Cunning Drift, Augur Reach, Overextended, Stretch, tutta la portata che possiamo inserire. Ovviamente Primed Flow, tanta energia, torna comodo, dovremo castarla comunque abbastanza spesso e di conseguenza uno Streamline per ottimizzare. E infine aumentiamo la durata del Rotorswell a ben 45 secondi, praticamente 46, con Primed Continuity e con Augur Message e con Constitution. Inoltre Constitution, recupero dall'atterramento 40%, non è fondamentale ma è sicuramente un aiuto. In questo caso assolutamente un Arcane Energize fa il suo sporco lavoro e io pensavo addirittura di utilizzare questa nuovo Arcane. Questo nuovo Arcane, Molt Efficiency, che sto ancora finendo e che non ho ancora concluso, ci darà, mentre gli scudi sono attivi, il 6% di durata abilità al secondo, fino a un massimo del 36%. 36% praticamente più di Augur Message, più di Constitution. Ok, non più di Continuity, non esageriamo, ma in ogni caso un ulteriore buff alla durata delle abilità, quindi potremmo arrivare a superare questi 45 secondi. Parliamo del sistema Helminth. Le sinergie Helminth con questo Warframe sono un vero peccato. La sinergia tra le abilità è ottima, è favolosa, ma avendo solo 100 punti armatura e nessuna abilità difensiva, sono davvero necessarie. Anche solo per farle affrontare lo Steel Path base fino ai nemici 200. Personalmente ne ho provato solo alcune, ma vi suggerisco tutte quelle interessanti che ho trovato sul web. Sicuramente un'ottima scelta è Resonator. Resonator, a parte il fatto che esteticamente è coerente col personaggio, lanciamo questa grossa palla e diciamo che fa pandan con tutte le altre abilità. A me non dispiace. E naturalmente è puntata tutta la nostra build sulla portata e sulla durata, quindi questo vuol dire che ci ritroveremo una sfera che distrae nemici in ogni angolo della mappa e per un bel po' e non colpiranno noi, semplicemente fantastica. Oppure altra scuola difensiva, Gloom. Come dicevo, io non mi ci sono trovato troppo bene perché il consumo è veramente alto e ho preferito non mettere uno Streamline. Magari con lo Streamline riusciamo a migliorare l'efficienza e riusciamo a gestirla più agilmente. In ogni caso Gloom è veramente ottima con i proc elettrici perché rallenta anche le fasi di proc, quindi può essere una buona scelta. Oppure, se abbiamo la fortuna di essere in party con qualcuno che riesce a tenerci su e a farci sopravvivere, tutte le abilità da danno sono le benvenute. Eclipse, Roar, Bridge Surge, sicuramente un ottimo vantaggio. Altra opzione, possiamo puntare alla difesa aumentando i nostri scudi. Condamn, Pillage, Reeve. Tra l'altro, mettendo Pillage, potremmo addirittura evitare di mettere il Rolling Guard. Non abbiamo l'invulnerabilità, abbiamo solo la rimozione degli effetti. Però potremmo fare questa prova. Ultima abilità che mi sento di consigliarvi, Sickening Pulse. Sickening Pulse è una delle abilità innate del sistema Helminth che non viene sfruttata particolarmente, ma per questo Warframe che ha questa innata voglia di applicare effetti elettrici ai nemici per migliorarsi la giornata, emettere un impulso che aggiunge cariche agli effetti che già affliggono i nemici
ad eccezione degli effetti di sanguinamento, fuoco e tossina, è sicuramente una buona scelta, perché questo porta a aumentare ancora di più il critico, porta a aumentare ancora di più le abilità e porta a aumentare ancora il critico e via dicendo in un ciclo infinito. Quindi può essere una scuola per fare ancora più danni con le abilità innate della nostra Jhayr. Quindi voto finale su questa Jhayr. All'inizio l'ho letteralmente odiata, non stavo riuscendo a farla girare in alcun modo. Appena entravo in partita questo personaggio non stava su, esplodeva. Gli ho messo Resonator, con Resonator la situazione è veramente migliorata. Purtroppo però non apprezzo troppo questo, ovvero il fatto di dover mettere un'abilità Helminth come Resonator per riuscire a salvare un Warframe. Posso concederlo per Banshee, che è un Warframe un po' più datato e quindi sì, avrebbe bisogno di un intero rework, non mi sento di apprezzarlo su un Warframe appena uscito, sapendo esattamente gli utilizzi che possono essere fatti, quindi non mi aspetto che un Warframe resista ai livelli 999 in piena serenità, ma mi aspetto che resista almeno allo Steel Path in maniera abbastanza semplice, senza bisogno per forza di dover utilizzare la scuola Vazarin, di dover fare un gioco super frenetico. Insomma, preferirei non doverci mettere un'abilità Helminth. In ogni caso, a esclusione di questo piccolo elemento, di base il Warframe funziona. Funziona molto bene in coop. Lo consiglio in coop, è un ottimo buffer e soprattutto è un buffer non come Nidus, dove se gli alleati uccidono i nemici ti fanno un danno. In questo caso gli alleati che uccidono i nemici sono solo di supporto, anzi vanno a pompare le tue abilità, quindi sicuramente ottima anche in coop. Ve la consiglio caldamente, cercate di fare questo Warframe e di testarlo come si deve, ribadisco, magari in coop. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e che contenga informazioni utili e interessanti. Se il video vi è piaciuto come sempre mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, iscrivetevi al Discord e ogni martedì sera ci vediamo live su Twitch. Ciao!